un grande cambiamento nella sanità e nelle politiche sociali. Una rivoluzione, queste le parole dell'assessore Marinella Sclocco nell'annunciare le nuove politiche sociali in Abruzzo. Quelle che interessano 210.000 bambini, 558.000 famiglie, 100.000 poveri, 65.000 disabili e 289.000 anziani. Le linee guida saranno condivise con tutti attraverso le mail e arriveremo agli stati generali del terzo settore fra un mese e mezzo, e quelle linee saranno linee condivise. E sarà un lavoro difficile perché condividere e partecipare è complicato, è difficile, però insomma è questo che credo che debba essere il ruolo dell'assessore. Ci sono moltissime cose che ho buttato giù sulle linee, nelle linee guida. C'è sicuramente l'intenzione di questo assessore insieme all'assessore De Paolucci di arrivare ad un piano sociale integrato che faccia parlare finalmente insieme il sociale con la sanità. C'è sicuramente la rivoluzione del catalogo delle professioni sociali. Parlo di rivoluzione perché non c'è finora un catalogo che dica che cosa deve saper fare un OSS per essere definito OSS, che cosa deve saper fare un educatore sociale, un educatore di comunità per essere animatore o educatore di comunità. Una nuova geografia sociale e sanitaria che passa da 35 ambiti sociali a 24 distretti sociali. Così si semplifica la burocrazia e si restituiscono i costi amministrativi ai servizi per i cittadini. Tantissime altre iniziative che vorrò condividere questa mattina, ripeto, non solo con la stampa e con i cittadini abruzzesi, ma proprio con coloro che si occupano di sociale e di terzo settore. Abbiamo pochissimi fondi perché ho trovato 23 milioni di mancati trasferimenti, quindi di fatto davvero la situazione è drammatica, quindi dobbiamo essere più bravi.